Amici e amiche di Attila Games, come sempre ben ritrovati ragazzi, rieccoci qui oggi con Civilization 6 espansione Rise and Fall. Allora, riprendiamo un attimino. Attiva e disattiva il pannello progresso. Ah, non lasciamolo che... Ma si può. Così teniamo tutto sott'occhio. Unità attende ordini, il nostro costruttore. Allora, qui abbiamo fatto la cava. Lo spostiamo qui così. Ok, ha incontrato una nuova civiltà e l'abbiamo incontrata. Impulso tecnologico e l'abbiamo visto. Allora turneggiamo. Attendiamo come sempre. Ah, perfetto. Allora, ma qui cosa cazzo ha fatto? Un altro costruttore? No, il granaio probabilmente gli hanno detto di fare qualcosa. Allora, scegliamo una produzione, allora, colono, costruttore, commerciante, scout, guerriero, fromboliere. Allora, un fromboliere adesso. Turneggiamo di nuovo. Ma io qui la risorsa l'ho raccolta, perché non mi ha dato l'impulso? Te pareva che non arrivavano a sti rompicoglioni. L'unità attende ordini, va qua. Ok, turno successivo, un'altra volta. Che è successo? Allora, niente. Allora, qui mi fai un'altra cava, per ora. Perfetto, il nostro costruttore qui starà qui a grattarsi le chiappe, per ora. E questi attaccano... Ah, vabbè, ok, turno successivo. Ci attaccano loro, attenzione. Aia, pam! Ok, perfetto, c'è il cane se volete. Unità attende ordini, costruttore, tu da qui, qui non fai più niente. Ti rimando qua in città, ti mando. E tu fortifichi finché guarisci, anche all'estremo, anche fuori dalla città che tanto non ha importanza. Londra è di livello 3, la nostra Roma è di livello 3, fra due... Livelli tra due turni aumenta il 4. Allora, qui abbiamo trovato dei barbari, il villaggio barbaro con il lanciere, l'Inghilterra con lo scout. Perfetto, vedo che anche loro hanno problemi di barbari. Qui c'è il deserto, sfiga vuole. C'è altro? Non si sa, dovremmo andare tra poco, ragazzi. Io volevo già prendermi un colono da piazzare giù, magari o qui per mare. Riso, così abbiamo riso, olive. Incenso, che risorse di lusso, così servirebbero delle risorse strategiche, a dire il vero. L'ultima volta ci siamo sminchiati male. Vedremo, dai. Allora, torneggiamo intanto. Unità attende ordini, il nostro scout. Ce lo mandiamo giù da queste parti qua. Col sinistro però, tasto sinistro, ecco qua. Perfetto, ora l'ha capita. Turno un'altra volta. Così ci esplora anche un po' Senza qua. abilità nel realizzarla, l'ispirazione è una semplice canna agitata dal vento. Ok, abbiamo l'artigianato, vediamo un attimino adesso cosa possiamo fare. I governi, quando è i governi ci vuole un bel po' per sbloccarli. No, allora, uno di fede, 30 produzione per addestrare costruttori, no. L'esperienza studente della unità di ricognizione per l'esplorazione è raddoppiata. Più 2 di oro per tutte le rotte commerciali, no, per ora va benissimo così, va benissimo. Progresso civico da cambiare, allora, più che altro scegliamo uno nuovo. Artigianato, commercio internazionale l'abbiamo fatto. Adesso potremo andare o nella tradizione militare, non sarebbe male, un misticismo, no, vai su tradizione militare, così ci dà anche una politica militare che si chiama manovre, 50% in più alla produzione per la costruzione di unità di cavalleria leggera e pesante di epoca antica e classica, che non è male, e strategos, 2 punti grande generale per turno, vai. Turno successivo, allora. Costruttore è arrivato qua. Lo facciamo addormentare. Non mi sembra non ci sia altro. Allora turna, che okay, non aveva fatto il turno.
Ok, quello laggiù, ho trovato le pecore, che cazzo ho trovato qua? Allora, abbiamo anche il frumboliere adesso, perfetto, il frumboliere lo spostiamo qua così, da verificare un attimo i confini. Scegliamo adesso una produzione. Non so neanch'io. Il commerciante, il costruttore. Fammi un altro guerriero per ora, che se arrivano barbari noi li sistemiamo. Ora, turno successivo. Il nostro scout qui sta facendo strada, eh. Cazzo, un po' con la ricerca siamo un po' indietro. Aumentate gli ordini. Lui ha fortificato, perfetto. Allora lo mandiamo qua così a vedere che cazzo c'è di qua. Il fromboliere. Andiamo un po' di qua. Ok, perfetto, ha trovato. Ottimo. Da menare, da menare. Da menare le mani, ha trovato. Allora, torneggiamo. Hai incontrato una nuova città-stato. Dove? Antioca. Antiochia. Ok, città-stato. Sono abbastanza rompi i coglioni. Nuova missione per il città-stato che vuole. Attiva un monumento Eureka per tecnologia a ruota. Eh sì, sti cazzi. Attiva un monumento, noi il monumento qui a Roma manco ce l'abbiamo, abbiamo il centro cittadino e basta. Turno successivo. Velociaz. Mi attacchi questi? Se puoi attaccarmi, perché sennò. Allora il guerriero intanto lo mandiamo di qua. Perché sti scout qua devono morire male. Scegliamo un'altra produzione per Roma. E mi fai, mi fai, mi fai, mi fai, mi fai. Non saprei neanch'io. Fammi un commerciante, dai. 4 turni per il commerciante. Ok, turno successivo. Adesso appena finisce l'irrigazione qui partiamo subito con un polo scientifico perché dobbiamo assolutamente migliorare le ricerche. Che è successo? Tu sei arrivato di qua. Ti mando a fare il giro di qui, allora. Vediamo se trovi qualcosa qui. Bisogna. Fatemi vedere cosa dice qua. Il tuo punteggio è epoca 5. Soglia per evitare un'età oscura nella prossima epoca 12. Soglia per ottenere un'età dell'oro nella prossima epoca 24 o più. Durante quest'epoca ti trovi in un'età normale. Perfetto. Ognuno dei tuoi cittadini esercita la normale pressione di 1 lealtà per turno nella sua città. Questa pressione influenza anche le altre città in un raggio di 9 caselle, ma l'effetto è ridotto del 10% per casella. Va bene. Allora, turno successivo. Cosa abbiamo trovato qua? Frumboliere che. Allora, tu ti sposto di qua così magari mi attacchi sto rinco. Villaggio tribale trovato, dove? Ah, qua, ma cazzo, me l'hanno trovato i guerrieri dell'Antiochia. Baldracconi. Che guerrieroni baldracconi, che abbiamo. Turno successivo. Cazzo, l'Antiochia qui non scherza, eh. Frumboliere, attacca. Dentro pacche da orbi. Vediamo se può attaccare, se no lo lasciamo anche perdere, sinceramente. Ok, turno successivo. Vediamo di capire dove cacchio siamo arrivati. Ok, perfetto, frumboliere, l'ho tornato indietro, va. E turno successivo, allora. Oh, Caterina de' Medici, ce la ricordiamo, no? Vecchia presenza. Sono Caterina, regina madre di Francia, e ti do il benvenuto nel mio regno. Non vedo l'ora di imparare tutto quanto c'è da sapere su di te.
Grazie per la presentazione, ma non abbiamo tempo per le tue cortesie, perché sennò non andiamo più avanti. I tuoi contratti sono stati. Lo sviluppo di progresso civico e filosofia politica ha fatto un grande impulso in avanti. Bene, così, anche 6 su 12, perché abbiamo incontrato la Francia più uno punteggio di epoca. Va bene, va bene. Dai, siamo a metà, cazzo. Hai incontrato due nuove civiltà. Questa è la Francia, va bene, ok. Impulso civico e nuova missione per il città-stato. Ah, anche qui, Cartagine. La Cartagine ce la ricordiamo, mamma mia, che rompicoglioni. Ah, questa qua. Potremmo attaccare i guerrieri di Cartagine, giusto per. Anche per accumulare un po' di. Ci hai inviato una delegazione, la tua delegazione è benvenuta per intanto. Oh, allora, gli mandiamo adesso Antiochia o Vilnius. Qui ci darebbe anche uno di cultura, più 3 di oro, più uno di cultura. Vilnius per ora, dai, in via rotta, vai. Per la rotta commerciale. E infatti facciamo anche un grande impulso in avanti grazie alla tecnologia valuta. Cioè, la tecnologia valuta ha fatto un grande impulso in avanti per via della rotta commerciale. Quindi che cazzo c'è? Impulso tecnologico valuta, nuova missione per il città-stato. Che cazzo? Ho capito, questa non mi dice una sega, non mi dice. Scusi, Impulso civico, mo rompi ancora il cazzo. Capito? Togliti dalle palle, va là. Ok, scegliamo la produzione. A questo punto, qui a Roma, io preparo già il colono, ragazzi. Non è troppo tardi, non è troppo tardi per piazzare giù colonie e città e aumentare subito i confini e prenderci parte di mappe che ci spettano. Non so neanche se andare in su o in giù, ma adesso vediamo, tanto città dovremmo farne a manetta. È quello che faremo. Unità attende ordini. Ma torna pure indietro, là. Ok, turno successivo allora. Di nuovo sti cazzo di barbari, ha rotto i coglioni. L'uomo che ha la forza di dedicarsi alla forestazione e all'irrigazione di un paese non merita meno onori del suo conquistatore. Ok, irrigazione, ci ha messo 40 anni a farla, davvero. Ricerca, albero delle tecnologie, allora. Ah. Ok, adesso abbiamo scrittura o astrologia che hanno l'impulso. E andrei con scrittura, così andiamo a sbloccare la biblioteca, il campus, il distretto e balle varie. Vai con scrittura. Ok, favore attacchi, va. Guerriero sta tornando in su. E turneggiamo, perfetto. Voi venite in qua, grazie. Turno successivo, dai. Questi scappano, perfetto. Non è mia intenzione sminuire il valore della scienza militare, ma chi fa la guerra obbedendo pedissequamente alle regole è destinato a fallire. Perfetto, tradizione militare. Allora, cosa ci ha dato? Strategos, questa qui non possiamo ancora utilizzarla. Ok. Lasciamolo così per ora. Progresso civico. E andrei come progresso civico con. Ah, ci dà anche un emissario il misticismo subito. E l'oracolo. Oddio, come primo impero ci dà un sacco di robe. Un governatore. Sblocca di chiudere i confini. Sì, primo impero. Facciamo quello, vai. Facciamo
Forse ci prendiamo anche l'impulso. Ma non in 11 turni, vabbè. Ok, allora torneggiamo sereni. I miei scout stanno andando di qua ad esplorare di qui. Orca troia, arrivano i barbari. Coi guerrieri barbari. Allora il framboliere lo piazziamo in giù. A far da guardia qui a sti barbari del cazzo. Questo va bene anche di qua. Ok, turno successivo allora. Qui mi attaccano lo scout, vacca troia. Ah, qui c'è l'accampamento, abbiamo qua giù. Abbiamo l'accampamento qua giù. Allora, l'accampamento sta qui. Qui l'accampamento. Però loro, cazzo, hanno già i lancieri. Com'è possibile che loro abbiano già i lancieri e noi non abbiamo una sega? Cazzo, serve attrattiva, merda. Non possiamo fare un cazzo noi. Scappa, scout. Andremo, arriveremo. I guerrieri li mandiamo di qua. Guerrieri, voi fortificate lì. Ho capito che sarebbe più attrattiva, però turno successivo. Cazzo, ci stanno nel culo, eh. Infatti abbiamo fatto bene a portare in qua i guerrieri. Ok, perfetto, turno successivo. Sì, accetti i tuoi ringraziamenti. Che gli va proprio nel culo, eh. Grande così, abbiamo fatto perfetto il nuovo colono. Dove potremo metterlo? Influenza meno 14 di realtà perché è lontano. No, tipo qua così ci starebbe bene, secondo me, la città. Ci dà qui su un fiume, abbiamo risorse di lusso. Olive, mamma mia, abbiamo un bel po' di veramente di risorse di lusso. Potremmo metterla magari qui così, quello più protetto. No, qui mi ruba un po' di caselle. Ci starebbe lassù, poi ci spostiamo anche in giù, in là, a sinistra e a destra. Ok, va bene. Allora, lasciamo la produzione per Roma intanto. Ah, cazzo, i giardini pensili. Aumenta anche l'attrattiva. Vai con i giardini pensili subito, va. Fammeli qua. Sì, non lo spostiamo più così un turno. Ok. Poi lo andremo a legare. Aspettate, perché si sposta di un turno alla volta, vero? Sì. Ok, turno successivo. Lo leghiamo al guerriero e passiamo su. Passiamo su di là. Attenzione all'attacco. Le han prese di sana pianta. Ce ne mandano un'altra, ma le han prese di sana pianta. Adesso arrivano anche i frombolieri. Allora, voi vi spostate qui. Porca puttana. Allora, tu attacchi questi. Ok, perfetto. I frombolieri stanno arrivando con una calma mostruosa. Allora, intanto torneggiamo. Abbiamo il nostro scout che qui così può. Lasciamolo continuare l'esplorazione, va là, che ne abbiamo bisogno. Legatevi insieme. Turno successivo.
Ecco qua l'attacco. Come sono Scrivere è messi? facile. Devi solo cancellare le parole sbagliate. Perfetto, ottimo, la scrittura ce l'abbiamo. Unità disponibile per la promozione, ottimo. Avrò delle tecnologie adesso. Adesso mi fai l'allevamento di animali, va. Poi la lavorazione del bronzo, ferro. Cazzo, queste sì che sono belle lavorazioni. Però aspettiamo, dobbiamo prima aumentare un po' di scienze, perché 13 turni rimanere bloccati senza far niente, davvero mi scoccia. Allevamento di animali, vai. Allora, questi. Aspettate un attimo. Eccolo, facciamo così. Spostiamo. Andrei qui così. Merda, col tasto sinistro. È un bordello sempre a capire qua. Delle volte è col tasto destro, altre volte col sinistro. Perfetto, poi. Qual è l'unità? Promozione disponibile. E mischia a distanza, vai. Track, prende anche la vita, perfetto. Turno successivo. E ora ci attaccano, le prenderanno male. Così è. Attacca qua, grazie. Mamma mia, che legnate. Perfetto, ne spawna una manetta, sto accampamento, però piano piano arriviamo, una volta che lassù finisco, e va bene, allora, turno successivo, sì, va bene, ok, Caterina dei Medici inizia già a rompere le palle. Attacca lo scout pure, va, che almeno. Ah no, cazzo, è un guerriero, merda, errore mio. Aia. Vabbè, turno successivo, arrivano anche i frombolieri, piano piano. Lo scout sta andando di là, qui abbiamo il mare. Ma quel che sembra. Dai, non morite però. Grande così. Allora, fromboliere, attacchi questo. Uno scout che non rompa più il cazzo. Tiro con l'arco, grande impulso in avanti. Voi scappate, ma ve la date proprio a gambe dentro la città. Ok, ah, loro sono già arrivati. Colono vorrei. Ah, scusate, ero qua. Colono fonda. Ostia. Ah, ok. Ah, e già si crea la strada, perfetto. Oh, qui sono i giardini pensili, perfetto. Ottimo, abbiamo già fatto Ostia, grande così, almeno abbiamo le risorse di lusso come incenso e balle varie. Segniamo la produzione. Il granaio, il campus, potrebbe darci un bel po' di roba, qui ci mette un attimino. Uno di cibo, due abitazioni. Ok, mi faccio vedere un attimino, no, come, non come realtà, come la produzione è così lenta. Possiamo vederlo anche da qua, forse. Due delle. Ah, noi là abbiamo il palazzo, le caselle sfruttate. Ho capito, è l'attrattiva. Va bene, ho capito. Guarda, ho subito bisogno del campus, a dirti il vero. La caratteristica bosco.
No, mettimela qua. Mettimi qui il campus. Così iniziamo un po' ad aumentare quella cavolo di ricerca che... Guardate dai coglioni. Voi fortificate. Che cazzo dobbiamo fare qui per aumentare sta roba? Porca la vacca. Turno successivo, allora. Cos'è? Meraviglia completata. Un giocatore sconosciuto ha finito di costruire una grande meraviglia. Stone Age. Anche noi, guarda, siamo a buon punto. Framboliere. Può attaccarmi questo? Attaccalo, grazie. Lo attacchi gentilmente. Se può in questo turno, si può. Perfetto, una tramvata di quelle che serviva. Promozione disponibile, tra le altre cose. Il turno successivo, però. Allora, turno successivo... Che è successo? Guarda indietro al passato, con l'ascesa e la caduta dei suoi mutevoli imperi, e potrai anche vedere il futuro. Perfetto, allora primo impero, qui abbiamo sbloccato un bel po' di roba, mi sa. I governi non ancora, ci vuole. Allora, ok, no, per ora la teniamo così, direi. Però le teniamo così, progresso civico. Qui perché poi andiamo in epoca classica, quindi attenzione. Abbiamo tipo 13 turni per prenderci. Andiamo con la manodopera di Stato. Framboliere ha la promozione disponibile. Più 5 alla forza a distanza contro unità terrestri, vai. Oh, possiamo nominare un governatore. Victor il Castellano. Aumenta la forza di combattimento nella guarnigione cittadina di 5. Messaggera, vescovo, disboscatore, più 100% alle rese ottenute raccogliendo le risorse ed eliminando le caratteristiche del terreno città. Capogilda, bibliotecario, acquisizioni territoriali. Ci sono solo questi, sì. Allora ci prendiamo. La velocità con cui questo governatore si stabilisce in una città, la quantità di lealtà per turno in favore della tua civiltà per questo governatore fornisce la città. Tutto uguale. Ridotto. Aumenta la forza di combattimento di guarnigione cittadina di 5. Allora a questo punto prendo Victor il Castellano. Visualizza le promozioni. Ok. Lo nominiamo. Ah, a Roma o Ostia? Realtà per turno quando questo governatore si sarà stabilito o Ostia? Realtà per turno... mettiamola Ostia per ora. Che dite? Cosa ha senso? Roma o Ostia? Cazzo, barbari dappertutto, merda! Non me ne ero mica accorto. Mettiamola Roma che è la capitale per ora. No, mettiamola Ostia, assegniamo, vai. Scusate, e dirlo? Vacca troia. Nessuno dice niente. Turno successivo. Il Pantanal è la pianura alluvionale intertropicale più complessa del pianeta. Ed è forse la regione meno conosciuta del mondo. Perfetto, abbiamo scoperto anche il Pantanal. Non ci dà neanche... il punteggio epoca, ci dà anche azzo, ci dà. Tac, tac, tac. Va bene ragazzi, dai, allora io direi che per questo episodio di Civilization 6 Rise and Fall ci fermiamo qui. Voi come sempre lasciate un like e condividete se il video vi è piaciuto. Mi raccomando la condivisione che è importantissima. Iscrivetevi al mio canale ragazzi se non l'avete ancora fatto. Sempre se vi va e se il video vi è piaciuto. Vi lascio qui sotto in descrizione anche il link per la mia pagina Facebook Roccambolesco YouTube. E magari lasciate traccia del vostro passaggio con un commentino qua sotto. Ragazzi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Allora, un cordiale saluto da Attila Games.